Un buon allenatore deve essere un bravo psicologo. Quante volte si è ascoltata questa frase nei discorsi che attenevano la gestione di calciatori, soprattutto se di club professionistici? Argomenti che sono stati trattati stamani nel corso di un convegno all'Università di Chieti, atto a sondare il rapporto molto stretto tra psicologia e sport. Il rapporto tra la prestazione del giocatore e la motivazione è un rapporto moltiplicativo, cioè se c'è 10 di abilità del giocatore ma 0 di motivazione, il risultato sarà 0. Quindi la motivazione appartiene alla testa e pertanto lavorare sulla testa è fondamentale, con tutte le tecniche che qui verranno oggi esposte. Ci sono stati degli esempi davvero particolari che hanno riguardato da vicino una realtà come quella del Pescara. L'abbraccio recente del presidente Sebastiani all'allenatore Zauri dopo una vittoria che era fondamentale per il cammino di Zauri e della squadra, e poi quell'abbraccio famoso di Massimo da Serse Cosmi nella serie di Trapani quando il Pescara ha conquistato la sua ultima Serie A. Sì, verissimo, e questo appartiene a un ingrediente dei due fondamentali che oggi qua esposto, che si chiama prendersi cura. È fondamentale per dare la carica in qualche modo alla testa del giocatore, accudirlo, prendersene cura, perché questo gli dà la sicurezza emotiva che permette poi al giocatore di esprimersi al meglio. Ed è fondamentale, questo avviene tra allenatori e giocatori, ma anche tra allenatori. Lì Oddo in qualche modo si è preso cura di Cosmi in un momento di difficoltà emotiva. Nonostante sia forte il legame tra psicologia e sport, Juventus è tra i pochi club ad aver realizzato nella sua struttura organica un'area psicologica, diretta dal professor Giuseppe Vercelli, tra i principali relatori del convegno e ideatore del modello Sfera. Sfera è un acronimo che significa sincronia, quindi la capacità di stare concentrati, forza, ovvero la capacità di portare in gara solamente le nostre abilità, energia intesa come regolazione, ritmo che dà qualità al gesto e poi l'attivazione che fa parte della nostra automotivazione. Cosa chiede Juventus a quest'area? Juventus ha capito una quindicina di anni fa che quest'area era una parte fondamentale per la prestazione e quindi ha deciso di svilupparla a più livelli e principalmente si lavora sulla prestazione come ottimizzazione, si lavora anche sulla parte del settore giovanile che riguarda la formazione dei giovani calciatori e infine si dà un supporto di tutoraggio ai ragazzi che studiano nel college di Juventus. Questo convegno nasce all'interno di un gruppo di iniziative che abbiamo promosso come corso di studi e come dipartimento di scienze psicologiche della salute del territorio per far riflettere soprattutto i futuri psicologi sulle opportunità anche di impiego della psicologia in contesti diciamo così non tradizionali. Di solito siamo abituati a pensare ad un unico sbocco professionale per gli psicologi, penso che questo convegno possa dimostrare molto efficacemente che uno psicologo può trovare lavoro anche su un campo di calcio.